Allora, oggi siamo qui per la rubrica Indovina chi viene in scena con Marcello Arnone. Intanto, per chi non lo sapesse, quei pochissimi sicuramente, chi è Marcello Arnone? Marcello Arnone è un cosentino, un calabrese doc, oggi in trasferta qui nel nord Italia, in E come Lombardia. mai? Ma perché, detto fra di noi, io sono un pezzo da 90 e oggi qui ne farò una bella grossa. Soprattutto in questa produzione. Certo. Esatto. Siamo qui con il set di Milano Trema Ancora. Cosa hai potuto capire di questo set, di questa produzione di Milano Trema? Ti piace, non ti piace, è il tuo genere? Intanto ti dico una cosa che mi ha fatto tanta, tanta, tanta simpatia, proprio Ottimo. dall'inizio. Sentirmi sia via WhatsApp, poi di tanto in tanto al telefono, con il regista, con Franz, poi ho fatto Ricordiamolo. amicizia con Fabrizio, insomma un po' con tutti. Sono venuto qui a fare un calabrese, il calabrese. Parlerò in italiano, però mettendoci tanto di calabresità. E Ok. quindi mi ha fatto davvero Quindi stai piacere. divertendo. Sì, è una Ottimo, ottimo. bella. Ho letto la sceneggiatura, mi è piaciuta, mi piace questo personaggio. Raccontalo, raccontalo Mi questo piace questo personaggio. personaggio, questo boss che è un boss un po' anche, come dire, raffinato, Alternativo, quindi. alternativo, sì, perché non è il solito boss a cui si è abituati a vedere in televisione o al cinema, Pacciano. Certo. No, questo è uno apparentemente tranquillo, però Fuori dallo stereotipo, quindi esatto, ottimo. però sempre boss. Sempre boss rimane. Perfetto. Quindi. No, un'ultima cosa velocissima. Che cosa pensi del cinema indipendente? Tu che hai lavorato anche all'estero in grandissime produzioni. Meno male che esiste. Meno male che esiste. E auguro a chi fa questo tipo di cinema di continuare a farlo, perché l'Italia oggigiorno è cinema indipendente. I Ottimo. bei film si vedono grazie a questo cinema in ombra, però hanno buone idee, giovani registi, giovani sceneggiatori, meno male che E esistono. soprattutto hanno libertà di espressione. Sì, certo, poi non devi stare sotto nessuno, per cui se Esatto. tu decidi di utilizzare un determinato attore o un'attrice o un direttore della fotografia, lo fai senza nessuna imposizione, cosa che purtroppo. E tu vuoi fare parte del film. Sì, è un po' come il nostro set e la nostra produzione, anche questo cane, questa intervista è molto sperimentale. Bene.